Ciao a tutti, io sono Claudia e questo è il mio canale Creativamente. Bentornati oggi ehm, siamo qui per realizzare insieme una gallinella Migorumi per Pasqua, per fare piccoli pensierini, realizzeremo questa graziosa gallinella molto semplice ehm, da fare e da confezionare. Eh, vi ricordo che tutto il materiale lo trovate sul sito www.merceliamari.it trovate anche il kit con eh, tutte le, le cose, le gugliate di filo, anche tutto quanto per realizzare appunto un una di queste eh, gallinelle. Spero che il video vi piaccia, fatemelo sapere nei commenti, mandatemi le foto se provate a realizzarne di vostre e mm, un bacione enorme, buon lavoro incinettoso, vi lascio al tutorial. Per utilizzare la nostra gallinella e eh, sicuramente del cotone io eh, utilizzo eh, l'Anchor Style nella, eh, nella numerazione più grossa che andrò a lavorare con l'uncinetto numero 4 eh, e ho scelto il colore arancio per il corpo della gallinella poi mi servirà dell'altro cotone rosso per fargli la cresta e, eh, e poi due perline nere per fargli degli occhietti. Vi ho lasciato qui da vedere gli uncinetti, la confezione di uncinetti ergonomici che vanno dalla misura 2 al numero 6. E ehm, hanno un'impugnatura ergonomica, sono veramente, veramente, molto buoni. E eh, li trovate di nuovo sul sito www.merceremale.it insieme a tutto il resto del materiale. Vi lascio il link in descrizione se vi interessa. E adesso proseguiamo con il nostro tutorial. Filo sull'uncinetto, iniziamo avviando 17 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Dopodiché facciamo una catenella per girare e eh, realizziamo una maglia bassa per ogni maglia per ogni catenella che abbiamo realizzato così vedete semplicemente per ogni catenella sto facendo una maglia bassa e dobbiamo continuare così per tutto il giro una volta finito il giro giriamo il nostro lavoro e di nuovo facciamo la prima catenella così e poi per ogni maglia bassa andiamo a realizzarne un'altra quindi è una lavorazione semplicissima dobbiamo andare avanti così per un totale di 28 giri facendo semplicemente solo maglie basse quindi è veramente 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 semplice così e proseguiamo per tutto questo giro e per tutti i successivi Una volta realizzati tutti e 28 giri, vedete che abbiamo ottenuto un ehm, rettangolo. Adesso dobbiamo eh, far combaciare la parte che abbiamo finito con il lato che abbiamo iniziato. Lo pieghiamo, lo pieghiamo dunque a metà. In questo modo e adesso con l'uncinetto andiamo a chiudere con le maglie bassissime questo lato e questo più lungo lasciando aperto solo questo da, da questa parte. Quindi adesso semplicemente con l'uncinetto da dove siamo puntiamo nella parte davanti della stoffa. Vedete? avanti e poi nella parte sotto in modo che sull'uncinetto le prendo tutte e due tiro il filo e chiudo con una maglia bassissima e proseguiamo in questo modo quindi punto l'uncinetto prima da una parte poi dall'altra prendo il filo e chiudo con una maglia bassissima vedete prendo una parte e poi l'altra e chiudo con una maglia bassissima una parte poi l'altra prendo il filo e chiudo con una maglia bassissima e chiudiamo dunque abbiamo detto tutto questo lato e tutto questo qua più lungo facendoli combaciare proprio bene ho unito i miei lati e ciò ho solo più questo qua aperto, quindi ho attaccato questo e ho attaccato questo. Adesso sul lato più lungo dobbiamo andare a fare la cresta della nostra gallinella, quindi ho preso del filato rosso e poi contiamo dalla punta qua dall'angolo quattro punti indietro, quindi 1 2 3 e 4. Ci inseriamo all'interno del quarto con l'uncinetto e facciamo una maglia bassissima per inserirci all'interno. In questo modo e uh, andiamo a fare 3 catenelle 1 2 e 3 che sostituiscono la nostra prima maglia alte nello stesso punto andiamo quindi sempre qui dove ho infilato il filo andiamo a fare altre due maglie alte quindi una e vado a fare l'ultima in questo modo ho le mie tre maglie alte adesso nel punto seguente vado a fare una maglia bassa così nel punto seguente ancora vado di nuovo a lavorare le mie tre eh, maglie alte nello stesso punto quindi una 2 E sempre nello stesso punto lavoro la mia terza in questo modo qua. Adesso faccio una maglia bassa qui, proprio sulla maglia dell'angolo. In questo modo e adesso vedete che mi trovo, mi trovo a girare e lavoro nella prima maglia del, del lato più corto. E di nuovo vado a fare 3 maglie alte tutte nello stesso punto. Quindi una, 2 e vado a fare l'ultima, 3 voilà. Ancora nel punto seguente vado a fare la mia ultima maglia bassa. Dopodiché, anche la crestina eh, della nostra gallinella è terminata. Quindi, qui faccio la mia maglia bassa in questo modo, chiudo il lavoro perché la nostra, appunto, crestina. È fatta a questo punto prendo il filo giallo per fare ehm, il eh, becco della mia gallina e mi inserisco proprio qui dove ho chiuso eh, la cresta quindi appena sotto mi inserisco con una maglia bassissima in questo modo dopodiché vado a fare una catenella E eh, una maglia bassa così. Poi faccio un pippiolino quindi 3 catenelle: 1, 2 e 3. E vado a chiuderle su se stesse con una maglia bassissima, facendo appunto un pippiolino così. Vado nel punto seguente e faccio di nuovo una maglia bassa. Così. E anche il becco l'abbiamo finito, quindi possiamo chiudere il lavoro. Abbiamo terminato anche il becco, quindi adesso ci mancano solo più i bargigli. Mettiamo di nuovo il filo rosa sull'uncinetto e ehm, stavolta puntiamo un punto sotto il becco. Quindi qui abbiamo finito, puntiamo nel punto, mm, non quello sotto, non subito sotto, quello dopo ancora. E eh, andiamo a fare... Ci inseriamo innanzitutto sempre con una maglia bassissima in questo modo e andiamo a fare una catenella così, una maglia bassa, una maglia alta nello stesso punto e eh, una maglia bassa in questo modo e anche i bargigli sono fatti quindi possiamo chiudere il lavoro non ci resta che andare ad attaccare gli occhi con le perline ho cucito anche le perline da una parte e dall'altra per fargli gli occhi adesso non ci resta che imbottire e chiudere l'ultimo lato eh, e eh, terminare così la nostra gallina ho preso dell'imbottitura sciolta libera e, eh, che trovate sempre in vendita sul sito www.merceriamari.it e adesso vado a riempire la mia gallina in questo modo così mi sembra già abbastanza piena Schiaccio, mettiamo ancora un briciolo e la facciamo andare giù bene fino in fondo anche negli angolini Così e così, voilà. In questo modo vedete che è bella piena e bella imbottita. Adesso dobbiamo prendere, vedete, le nostre parti, così, e non chiuderle così, ma al contrario, chiuderle in questo modo, formando una sorta di becco in modo che la nostra gallina stia in piedi. In questo modo. Non ho messo troppo in bottitura, aspettate che ne tolgo un briciolo. Voilà. Esattamente così. Quindi adesso premiamo assieme queste due parti e di nuovo con l'uncinetto col filo arancione andiamo a chiuderle con un giro di maglie bassissime. Quindi filo arancione sull'uncinetto punto in un angolo prendendo tutte e due le parti e vado a fare le maglie bassissime come abbiamo fatto prima e chiudiamo questo anche questo lato vedete punto da una parte e dall'altra prendo il filo e chiudo voilà di nuovo prendo da una parte e dall'altra filo sull'uncinetto e chiudo e così per tutto questo lato dopodiché abbiamo terminato la gallina che resta in questo modo, così spero che il video vi sia piaciuto. E fatemi sapere se le realizzate per fare dei regalini per Pasqua. Un bacione enorme! E io vi aspetto al prossimo video. Ciao.